schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a creare dei jogger molto particolari per il personaggio uomo con una scarpa a scacchi sotto. Andrò a creare solamente la parte inferiore perché qualcuno mi ha chiesto tanto i jogger e vi voglio portare i jogger. Allora, per fare questo non serve Save Wizard, ma basterà fare quello che sto facendo io. Vi lascerò anche altri video qui in alto a destra ora, che potete trovare e aprire sia per il personaggio donna che per il personaggio uomo, e i link delle tabelle in descrizione per mettere i vari pezzi. Allora, in primis dobbiamo avere un personaggio uomo in cui andranno a passare i jogger e un personaggio donna che dovremo creare. Createlo con lo stesso rango in maniera tale da non avere limitazioni sugli acquisti che andrete a fare. Quindi creiamo un personaggio donna, lo possiamo creare random come cazzo vogliamo noi. Io qui spero sempre che mi capita una figa, invece poi mi capitano tutte cesse, come state vedendo. Però no, comunque non è importante ragazzi come lo create, se lo create bello, se lo create brutto, l'importante è che lo create. Io lascio questa e mamma mia quanto è brutta ragazzi, vabbè va, altro che salva, qui la ammazzerei io questa, no salva. Comunque vabbè, salvate il personaggio e andate in GTA Online. Quando andrete in GTA Online ragazzi, dovete entrare in un negozio di abbigliamento e dovrete andare a mettere un determinato tipo di scarpe per fare diciamo le scarpe, come si chiamano, quelle a scacchi insomma. Io qui vabbè sto cercando un attimino, mi sembra che comunque sono quelle da corsa se non mi sbaglio, azzurre, che hanno tipo il baffo della Nike, ma vediamo dove cazzo stanno. E una volta che abbiamo salvato quel tipo di scarpe lo avremo per tutti i completi, queste qui ragazzi. Quindi a questo punto l'unica cosa che dovremmo fare per avere dei jogger particolari, dovremo andare in leggings e salvare tutti i leggings dall'1 al 16, salvarli sempre con queste scarpe. Io qui sto salvandolo questa parte superiore, però voi se mettete uno smanicato, un giubbotto di pelle, vi farà un altro tipo di completo, eh? Quindi ve lo dico, come ho già detto vi lascerò in descrizione dei link dove potrete trovare le tabelle per i pezzi che potrete abbinare ovviamente, sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna. Come state vedendo ragazzi, io sto salvando tutti questi leggings e sto salvando semplicemente questi solo perché a scopo informativo di questo video vi voglio far vedere come funzionano questi leggings, che effetto hanno sul personaggio uomo e basta. Potrei anche aver messo, non so, uno stivale o un altro tipo di scarpa, però ho preferito mettere queste giusto per rendervi un pochino più semplice la cosa. Poi come ho già detto vi lascerò nella scheda in alto a destra dei video tutorial una playlist chiamata Outfit, dove troverete tutti quanti i tutorial riguardo questo video, sia per il personaggio donna che per il personaggio uomo, per fare altri completi e tutto il resto. Quindi a questo punto salviamo tutti questi completi. Intanto che li salvo ragazzi, vi ricordo il mio gruppo Telegram, il mio canale Telegram. Sul gruppo Telegram troverete me, Dark Glitch, e anche qualche altro youtuber, che saremo lì per aiutarvi, per scambiare delle opinioni e per tutto il resto. Ragazzi, quando avete salvato tutti questi completi dovete andare in modalità creatore ed è qui che andremo a fare il glitch. Quindi andremo a creare una gara terrestre qualunque, non è importante quale gara, e andremo a posizionare tutti i requisiti che il gioco ci richiede. Quindi andremo a mettere
il nome, andremo a fare la foto, andremo a fare tutto quello che io sto facendo, ragazzi. Io qui metto una gara standard con due giocatori in maniera tale da poter posizionare la griglia di partenza molto più semplicemente. Andremo quindi a posizionare il luogo di attivazione, la griglia di partenza, e andremo a mettere due checkpoint, ragazzi, a distanza di 1 chilometro uno dall'altro, perché altrimenti non ci darà la prova valida. Quindi io metterò l'altro checkpoint, come vedete è 1,14 km, 1,15 km. Farò la prova e al termine della prova, ragazzi, sarò pronto per continuare a fare il glitch. Sempre in descrizione vi ricordo, ragazzi, due contest: Road to 10k, Road to 5k. 5k sono per Dark, 10k sono per me. Aprite i video, ascoltate tutto quello che si dice nei video, fate tutti quanti i requisiti e parteciperete al contest. Quindi, una volta finita la prova, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete andare in Start Online, seleziona personaggio e dovrete eliminare il vostro personaggio secondario, quello dove avete messo i leggings. In pratica andrete ad eliminarlo, fate bene attenzione a non eliminare il personaggio primario, quello che state usando. Dopodiché, una volta eliminato, schiacciate cerchio, andrete nella storia e subito nella storia fate gioca a GTA Online. Io qui ho tagliato un pochino di pezzi, sennò il video durava moltissimo. Mi interessa salvare questo completo, che era l'ultimo completo che io ho lasciato, e quindi lo vado a salvare ora, perché giustamente non me lo ha rimosso. Lo andrò a salvare in uno slot vuoto e adesso andremo a vedere tutti i leggings, tutti i jogger che ci ha salvato il gioco, ragazzi. Sono jogger particolari, non sono rossi, non sono blu, ma sono altri tipi di jogger con scarpe a scacchi. Allora, come dicevo, la parte superiore io in questo video non l'ho curata tanto, però ci sono altri video dove si vedono le parti superiori che potrete abbinare a questi jogger e fare come volete, insomma. Come vedete, ragazzi, questi sono i jogger particolari. Ci sono anche altri tipi di jogger, ci sono anche i rossi, i blu, però quelli lì purtroppo dovete farli con il Save Wizard. Vi porterò anche un altro tutorial su come fare altri tipi di jogger e tutto il resto, come fare anche altri pezzi da poter abbinare a questi jogger, ragazzi. Quindi continuate a seguire il canale per vedere altri video di questo tipo. Come ho già detto, aprite la playlist che trovate qui in alto a destra, dove ci sono tutta una serie di completi che comunque potrete anche usare senza nessun problema. E che altro aggiungere, ragazzi? Come ho già detto prima, vi ricordo tutti i miei contatti in descrizione, vi ricordo i miei sponsor. Se avete bisogno di acquistare qualcosa, contattate il mio sponsor. E vi ricordo i link Telegram. Se avete bisogno di qualcosa, contattatemi in privato, chiocciolina Maximilk su Telegram, oppure sul gruppo Telegram, che tanto io sono molto attivo e rispondo sempre. Allora, ragazzi, qui vi sto facendo vedere che se voi cambiate la parte superiore, ovviamente quando avete fatto un completo, se voi cambiate la parte superiore, automaticamente vi toglierà le scarpe. Quindi fate bene attenzione a ciò che mettete nella parte superiore, in maniera tale da poter salvaguardare i jogger che voi avete scelto di indossare e che avete scelto di mettere. Come vedete, io adesso ho rimesso i completi perché non ho salvato e ho di nuovo quel tipo di jogger con quel tipo di scarpa. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, spero che ne trarrete vantaggio per fare i vostri completi. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.